Andrea, subito un gol sfortunato, non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Sì, ci abbiamo provato fino alla fine, ci abbiamo provato fino alla fine perché ci credevamo, vedevamo che eravamo in campo, eravamo nella partita, il pallino del gioco era nostro, ci abbiamo provato fino alla fine, vedi l'occasione del capitano, purtroppo non è andata così, però siamo convinti che è la strada giusta, siamo convinti che abbiamo fatto una gran partita, purtroppo non abbiamo raccolto nulla, però dobbiamo ripartire da questa prestazione più convinti che mai. A livello personale, due gare, due da titolare, due ottime prestazioni. Sì, è merito soprattutto dei compagni che da quando sono arrivato, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte integrante del gruppo, infatti ci tengo anche a ringraziarli. E poi ovviamente il mister fa le sue scelte, noi andiamo in campo e cerchiamo di metterlo più in difficoltà possibile. È stato esemplare anche Jacopo che è entrato e ha messo quella palla per Ale, ai momenti facciamo gol. Ci aiutiamo a vicenda in questo modo, mettendo in difficoltà il mister e mettendoci alla prova noi stessi. Domenica si gioca nuovamente al Menti, si affronta il Franca. Sì, il bello e il brutto di questo campionato, purtroppo adesso ci aspetta un ritorno a Castellammare non proprio piacevole, però il bello è che domenica rigiochiamo in casa nostra e abbiamo subito la possibilità di riscattarci in quanto a punti, perché ripeto, la prestazione c'è stata, è stata agli occhi di tutti e siamo contentissimi di questo. Grazie a te. Grazie a voi, buona serata.